Bene, allora oggi prepariamo delle bistecche di soia con il saccoccio della Buitoni. Io ho preso quello al gusto saporito con paprika. Bene, ho messo in una pentola dell'acqua, adesso l'accendiamo. Apriamo la confezione di bistecchine. E ne versiamo metà nella pentola. Circa metà confezione, ok? Bene. Richiudiamo la metà. Ok. Adesso prendiamo il saccoccio. Intanto cominciamo ad aprirlo. Ok, adesso dobbiamo cuocere le bistecchine un 20 minuti. Aggiungiamo un brodo vegetale. Nell'acqua di cottura delle bistecchine. Un po' di sale grosso. Ok, io direi che succede. E adesso cuociamo un 20 minuti, così mezz'ora, le bistecchine di soia. Bene, allora, nel frattempo tra un video e l'altro io ho spento il fuoco e poi le bistecche di soia le ho lasciate a scolare nello scolapasta. Adesso le ho rimesse qui, sono già anche raffreddate e quindi andiamo avanti. Allora, andiamo avanti prendendo prima di tutto vogliamo fare anche una prova. Adesso mi è venuto in mente una cosa che volevo fare, quindi la facciamo subito. Allora, queste bistecchine, una confezione intera di queste bistecche di soia da reidratare è 200 grammi. Ok? Siamo già a 400 grammi, insomma è circa mezzo chilo, ok. Circa mezzo chilo. Mezza confezione, una volta reidratata, ok? Bene. Questo significa che per usare questo saccoccio dovreste fare tutta la confezione di bistecche di soia. Quindi abbiamo capito che due etti di bistecche di soia disidratate diventano circa un chilo, quindi l'equivalente di un chilo di carne. Visto che serve un chilo di carne per questo saccoccio, voi potete usare, se volete, tutta la confezione di bistecche di soia. Ok, bene. Adesso preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Ecco qua. Okay. E poi prendiamo questo sacchetto che è in dotazione, e mettiamo dentro le nostre bistecchine di soia.
nel vostro caso, allora ripeto, un chilo, cioè due etti da reidratare, che diventano un chilo di carne, vegetale, la nostra carne di soia. C'è anche un libretto, ricette con la carne di soia, che ho scritto sempre come Associazione Internazionale per la Coscienza Spirituale, www.coscienzaspirituale.tk. Questo è un video realizzato dalla radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza Spirituale, Radio Yoga Network, che è organo di informazione dell'associazione, il cui indirizzo di posta elettronica è radioyoganetwork@gmail.com. Se andate su su Amazon e cercate Jagannath Edition e lo scrivete tutto attaccato, JAGANNATH, Jagannath Edition tutto attaccato, su Amazon nell'apposito campo di ricerca cliccate su Kindle Store, perché se lasciate settato su tutte, non mi ricordo la frase esatta, che si vorrebbe dire tutte le categorie, ho notato che non vengono tutte le nostre pubblicazioni. Invece se selezionate Kindle Store lì nell'apposito campo di ricerca di fianco a proprio alla parolina cerca, cioè tutte, oppure elettrodomestici, oppure libri, selezionate Kindle Store, scrivete Jagannath Edition e vi vengono tutte le nostre pubblicazioni, l'elenco di tutte le nostre pubblicazioni. Costano meno di un caffè, questo a riprova del fatto che non vogliamo guadagnarci ma solo diffondere le nostre tematiche, l'alimentazione, la medicina naturale, spiritualità, ecologia e ambiente, e tra queste pubblicazioni c'è ricette con la carne di soia, insieme a molte altre. Comunque www.coscienzaspirituale.tk oppure radioyoganetwork@gmail.com. Se volete ascoltare la radio, www.coscienzaspirituale.tk, e cliccate su blog e radio, clicca qui, c'è proprio scritto. Allora, inseriamo le spezie nel sacchetto, ok, ecco qua. Adesso dobbiamo chiudere il sacchetto con questo gancetto che era in rotazione e lo chiudiamo circa qui all'estremità. Ok. Stringe anche, perfetto, sembra che funziona bene. Adesso delicatamente dobbiamo cercare di spargere bene le spezie, si devono, quindi agitiamo il sacchetto di modo che le spezie, ok, vadano bene ad amalgamarsi. Agitiamo delicatamente per distribuire le spezie, insomma. Ok, ancora un pochettino. Ecco, bene. Adesso prendiamo una teglia. Ecco qui, adagiamo per bene, il nostro pollo vegetale, ok, lo adagiamo per bene così e lo inforniamo nella parte bassa, sul ripiano più basso del forno, affinché il sacchetto possa gonfiarsi senza toccare le pareti, e lo mettiamo in forno per 60 minuti, 180 gradi, come abbiamo detto prima. A dopo.